Sbregafio e quel Masseo, siamo tornati con un recap di Pokémon Leggende Arceus. Vi chiedo un like di supporto per questo secondo episodio. Noi in live ormai lo abbiamo finito, sto cercando di finire il Pokédex per i cavoli miei, con le mie forze, per poi appunto andare a catturare Arceus, che non è ancora possibile farlo, purtroppo. Non ho ancora trovato uno shiny, me ne rammarico molto, perché non ho il cromo amuleto. Venite a seguirmi su Instagram. Mafioi! Io lo so che quando vi sentite giù di morale e avete quel sentore, no? Di frizzantezza, volete sentirvi un po' più up. Cosa usate, la droga? No, la droga è brutta, non ci piace. Arriva il Masseo, arriva il Masseo. A offrirvi codice sconto, il Masseo 20% di sconto fino al 14 di febbraio. Incluso, qua ho i miei tre gusti preferiti e non c'è un cazzo da fare. Jungle Juice, ne abbiamo ancora poco. Golden Fruits, completamente finito. Completamente finito, devo rifornirmi. E appena arrivato Burning Feeder. Vedete, è sigillato ancora. Appena arrivato, perché l'avevo finito. Questi sono i tre gusti preferiti del Masseo. 20% di sconto, non le droghe, sia level up. Mi raccomando. Gaming Booster, link in descrizione. Vi lascio il video. Beh amori, Instagram, 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 Instagram. Venite su Instagram, Instagram, il Masseo, Instagram. Madonna di Dio, Instagram, Instagram, Instagram. Non stavo registrando. Tiena, ole! Mon fer no. Umma! Qua in questo stracazzo di... Allora, la signorina ricorda ancora gli indumenti che indossavi appena giunto al villaggio. Apprezzerei molto se potessi mostrarmi un ippopotas maschio e uno femmina. Boom, perfetto, questa è la missione. C'ho la R-Mosha, non l'ho messa io nel gioco la R-Mosha. Allora, torniamo indietro. Aspetta signori. Nel culo. Benissimo. La bella pallina nel culo, Ves. Spremendo l'ano. Eccolo qua, livello 10. Così parlo alla tizia. Piedini? Guarda che bei piedini. Hai completato la pagina del Pokédex di Cricketot? Splendido, fammela leggere. Ti leggo il cazzone. Quindi emette quelle note sbattacchiando le antenne. Che sbattacchiamele in mona. No, con le sue antennine nel mio culo godrei come una troia. No, non si fa, Quell'oggetto della forma così peculiare non può che essere una Pokécokeshi. Oh, che linee sinuose. Il modo in cui hai intagliato il legno denota amore e grande cura per la minchia. Wow, che colori vividi e audaci. Stupefacente. Fammici mettere il cazzo dentro. Voglio che si scheggi tutto. Andiamo avanti con la storia, basta, via. Allora, andiamo a... alla palude della sborra. Quanto a me, non mi è dato sapere dove e quando ti potrò fare una bella pompa. Ma per ora esplorerò solo il tuo buco di culo. Ah cazzo, mi è capitato off stream, volevo ammazzarmi. Ho catturato tipo un Ursaring, Hunter, Sneasel. Le distorsioni spazio-temporali sono delle aree pericolose in cui appaiono Pokémon potenti. Se avrai il coraggio di avventurarvi al loro interno, potresti imbatterti in Pokémon e strumenti rari. Esatto. Bello Carnivine. Testa di merda. Olè! Carnivine! Mangiami il cazzo, Psyduck. Ma quanto sei grosso? Potresti essere interessante. Dove vai? Ma sono io stupido o mi sembrano tutti enormi oggi? Tangrowth. A che livello è Tangrowth? Ed è alfa, Tangrowth. Girati, cazzo di coglione. 45 maschio alfa. Aspetta, piano. Emma! Unexpected. No, follia di mille stagioni. Non puoi avermi visto, coglione. Sono troppo forte per la tua vista da demente. No, Tangrowth! Tangrowth! Ah, non riesco, no? Aspetta. Si deve calmare un attimo. Lanciagliela là, tipo. Ecco. Proviamo a vedere. Se mentre mangia... No, non cambia un cazzo. Proviamo... Oh, oh! Ho sbagliato a mettere giù il Pokémon. Figlio di 40 stronzi.
Ho sbagliatissimo, vecchio. Ruota fuoco. Vai, vai, vai. Difensore fisico, buono, scottato, buono. Siamo nella merda. Figurati, a forza antica. Ma stiamo Cosa? Che culo di merda. Allora, era assalto potente, vecchio. Vai, Saiter. Ma mi sa che servono attacchi... siamo nella merda. Olè. Il Drifloon io non capisco perché ce l'ho in squadra. Però aspetta, Tangrowth dovrebbe essere erba veleno. È un alfa, lui. L'ho catturato l'altro giorno. No, non è erba veleno. Brutto colpo addirittura. Ok, aspetta, non addormentarti subito. E invece poi... Ma vaffanculo! Ma che cazzo! Troppo sonato per muoversi, ancora potente, via. No, 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 no. Madonna, che legne, oh! Ma di nuovo! Ma. Oh, io, figlio di 40 puttane! Uomo liana di merda! Un'altra volta! Ma sei un pezzo di merda! Sei un pezzo di merda, sei! Oh, ma vaff. Ma dai, ma ragazzi! Ho tutto debole contro... Butta dentro Buizel? No, vabbè, c'è Buey. Mi sta prendendo per il culo? Ci proviamo con i cosi. I braccieri del cazzo, anche se... Vediamo. Ok. Però non è più assonnato così. Oh, madonna. Ma che palle. Vai, Luxio. Vai, Luigi. Non gli ha tolto niente. Oh, no. Vado di stab, ma non gli faccio un cazzo. Dio, gli tolgo uguale. Senti, io ci provo. Allà, che è l'ultimo. Aspetta un attimo. Proviamo Mega Ball, ma è scottato. Non ha la vita rossa, è quello il problema. Quindi non lo prenderò mai. Pog! Olè! Mamma mia, che culo incredibile! Oh, ho fatto cazzata. Oh. Guarda che bello, Gasly. Il mio coglione è così, ragazzi. Olè! Esemplare. Oh, guarda chi c'è qua. No, figlio di 40 vacche. Ma pezzo di merda! E là, Flotzel! Olè! Bello! Bellissimo! Che figo, cazzo! Bellissimo. Sono Genaria, una dei capitani del Team Perla. La vorresti una pompa senza dentiera? Dicono tu abbia placato Cleavor. Voglio offrirti una pompa, no? Etelo, Basseo, voglio verificare di che pasta è fatto colui che ha placato un Pokémon. Vabbè, ma ti faccio il culo. Olè! Ma è ancora Togepi, ma dove cazzo vuoi andare? Vai, Drifloon. Che cazzo fai? Ti approcci? Sei pazzo, Togepi? Ma cerca di morire, brutto uovo di merda! Oh! Lo voglio! Dove l'ha trovato? Deve essere mio! Cioè, scusami, Flotzel è così piccolo in confronto a... Ma what the fuck? Dammi un acquaggetto rapido e poi un acquaggetto potente se ce la faccio. Ha cartavetro come abilità? Gli mostra il culo prima di attaccare, bellissimo. Oh, hai un talento sopraffino nel dare indicazioni ai tuoi Pokémon. È stata una lotta dilettevole. Oh, stanchi Onix? Scusami... Adesso che ci penso, ma un possibile Onix Alpha, oppure uno Steelix, Ippopotas Hippodown. Oh, vedo Roma, ti giri, Ippopotas di merda! Fanculo allora. Olè, Ippopotas. Oh, no, aspetta, no. Quello è un Krogunk? O lo Skuntank? Ma non mi ha mica visto. Dai, Krogunk! Oh, ma sei scemo! Ma figlio di 40 zoccole! Pensate a questo figlio di troia! Olè!
Che bello che è Croagunk. Vedo veramente bello come Pokémon. È unlucky, vecchio. E cambio il... figlio di 43. Oh! Ma che era? Vediamo se con un acquaggetto... forse ha vigore? No, non lo butto giù. Lo catturo, cerco di catturare. Madonna, che legna mi ha tirato. Vediamo se con attacco rapido riesco a metterlo sulla rossa. Via del ritorno. Teoricamente sì. Non dovrei ammazzarlo, bene. No, 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 Pokéball sì. Questo è preso. Ole! Drifblame! Alfa! È un alfa, questo. Cioè, sarà enorme. Ah, no! No, ma... no. Ma che cazzo è? È gigantesco, bellissimo. Sembra il mio scroto quando guardo il collegio. C'è una distorsione spazio-temporale. Dove? Ah, ma è di fianco. Eccola là. Proviamola, ragazzi. Allora, qui dentro, quando lo dirà il gioco, spawneranno un botto di oggetti interessanti e in più dei Pokémon golosi. Ragazzi, vediamo un po' cosa c'è dentro. Drifblim... Lapponi fa... oh! Veda! Stronzo, stronzo! Porygon! Flareon al 27, mosse. Acquagetto leggero però, che non voglio ammazzarlo. Bene, molto bene. Occhioni teneri, molto bene. Diamo... c'è l'azione, vediamo se riesco a... un'azione leggera secondo voi? Sì, bene. Molto bene, aspetta. Un'azione leggero. Non dovrei shottarlo. Benissimo. Mega Ball. Mimica e mi prende l'azione leggero? Bella merda. No, io provo con la Pokéball perché è più in pandan. Vediamo un po' se ce la faccio. Se non ce la faccio, Mega Ball, sti cazzi. Nostro. Olè. Flareon catturato. Olè. Eccolo Porygon. Eccolo Porygon. Fucking Porygon. No. Dove vai? Pezzo di merda. Allora, acquagetto, via. Normale. Vediamo un po'. Ok, un altro. Figlio di 100 stronzi. No, ma io... ma veramente? Beh, fortissima sta merda. Bracciere normale. Bene. Molto bene. Ma che figlio di stronza. Brucia. Bene. Bene, preso. Preso. Anche Porygon. Gli Ivi. Ivi, Ivi. Ma perché sono incazzati gli Ivi? No, 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 no. Gli Ivi incazzati ci sono. Beh, livello 20. Ma io li metto dentro con una... no, vabbè, ma ragazzi, ma dai, sono circondato da stronzi. Se provo subito con una Mega Ball. Proviamo. A piena vita, proviamo. Magari è una stronzata, magari no. Esattamente. Chi è? Ho sentito un rumore strano. Snorlax! Oh my god! Un altro Flareon! Snorlax! Snorlax! Ma mica c'è dentro anche Flareon. Ok. Snorlax! Fucking Snorlax! Tuona onda. Olè. Ah, Snorlax! Fulmidenti potente, via. Difensore fisico, figurati. Ma forco il sì! Aspetta! Proviamo? Io provo, che cazzo me ne fotte? È insonnolenzito. È insonnolenzito, ragazzi. Olè! Mua! Mua! Al bacio! Oh, bravo! Fermi! Dai qua! Fermo! Mamma mia! Mamma mia! No, 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 guardate, Vittorio. No, dai, non mi rompere il cazzo. Adesso prende l'altro. Bravo! Umbreon. Fulmidenti subito. Potente se ce la faccio. No, 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 no. E dai, che palle, Flozzel. Oh, no. Ma fammi giocare! Oh, oh. Mi sono dimenticato con la porta aperta.
figli di puttana tutti quanti. Siete dei figli di 40 troie. Ti prego. Sì, sì. No, lasciatemi stare. No, no. Scappare, fuggire. Quanto dura ancora sta roba? Non ho più Pokémon. Uh oh. No, sono un po'. No, fucking QQ, fucking QQ. Heracross. Eh no, però, e dai! Bracerigno. Olè. E vi si guarda attorno, Porygon non rompere i coglioni, bravo. Siamo tutti... E niente, Heracross mi ammazza. E vi... Vai, Monferno prende un cazzo secolare. Bam. Ladron! Heracross. Lapponi Flareon. No. Sei diradata. Vabbè, oh, buona caccia, se devo essere sincero. Fammi tornare indietro, fammi ripristinare. Vedo che hai catturato 38 Pokémon. Fammi un rapporto dettagliato, sii gentile. What the fuck? Madonna. 23.000 soldi! Sei qui per conto di Joy? Ma in tal caso puoi anche tornartene da dove sei venuto, sacco di merda. Non vedi che ho la schiena distrutta? Sono già abbastanza inalberato, ma non la macro per quelle spighe di merda che mi entrano nel culo. Aspetta, le travegole o hai delle spighe rigogliose da ficcarmi dentro l'ano? Ah, le spighe rigogliose, simbolo dell'acquitrino della merda! Secondo me le spighe rigogliose combinate dentro il mio ano emanano un profumo delizioso che attira i Pokémon come niente al mondo. Geodude Alpha? Ma... Geodude. E c'è un Gyarados che vola. Girati, sacco di merda. Preso. Vabbè, ma che culo, ragazzi. Coccio verde. Sylveon. Figlio di 40 bagasce. Silvio non ce l'ho. E si va subito di tentativo pazzo con Mega Ball. Anche perché da far evolvere questi con la felicità. Poi dovrò che due coglioni. Questo esce. E invece no. Pepita, Pepita, cos'è? Ursaring. Elettritore. Che culo. What? No! Fucking... Che cazzo ci fa qui un Licky Licky? Allora... leccate, leccate. Sembra io quando vedo una... No, niente. Non vedo una niente. Potrei anche ammazzarlo, Non so se... Spero di no. Olè? Tentativo, ball. Dai, adesso entri, cazzo. No, ma dai! Ah, ecco, e che cazzo! Non ucciderlo! Non ucciderlo! Sì! Ok? Voglio vedere adesso come me l'ho ammazzato. Mi ero dimenticato di averlo. Dai, su! Guarda come se la sfugge. Sonnifero. Ecco. Figa di Tomare, va. Ecco, il peso ball che è nera su Gengar ci sta bene. Vediamo un po' se riesco, ma... È indecisa la cosa. Abbiamo un Gengar! Un Gengar a 25! Oh, aspetta un attimo. Sta andando via prima che vada via! Lifeon! Ma non mi rompere i coglioni, Hunter di merda! Sì! Cristo. Non sono morto. Muoio con il veleno. Lifeon. Va bene anche la Mega Ball. Non sono riuscito a catturarlo l'altra volta, Lifeon a sbregafioi. Mamma mia, che culo. 34, 32. Ma Oshawott si evolve al 36, tipo. Là ci sono i Scyther. Di là c'è il Scyther Alpha. Ma teoricamente, ma sai che. Io ci provo. Aspetta, vediamo un po'. Provo il Scyther Alpha, ragazzi. Sì, ma di solito non entra mai il pass... sì, ciao. E te pareva. Fanculo, va, cretino. Scyther Alpha! Magifiamma. Bene. Coglione,
Vai. Non è detto che entri. Non ha problemi di stato, quindi. Infatti. E invece. Ah, ma sei riuscito a aiutare Ursa Luna alla buon'ora. Ehi! Se la memoria non mi inganna, tu sei Maru, giusto? Coco de Wa! Non ci credo, ragazzi. Dai, ma che cazzo è scriptata la vita? Cercavo materiali per le sfera Zen, ma sono scivolata sulla minchia del Masseo e mi sono presa una brutta storta. Sai, un bel bastone, mezzo alle gambe, il signorino. È giunto il momento, ragazzi. È giunto il momento della verità. Vediamo com'è. Samuroth. Mettiamolo subito alla prova, scusami. Lo aspettavo un po' più grosso. Lama mille flutti, vai. Che figo. Che figo. Bene, ho fatto la scelta della vita, ragazzi. Ho fatto benissimo a fare questa scelta. Damon, siamo arrivati a Lilligant e io salvo. Lilligant, la regina delle creste, è come una danzatrice in continuo movimento. Ti consiglio di fissarla con attenzione per anticipare le sue mosse e schivarle. A forza di schivare i suoi attacchi la farai stancare fino a farle abbassare la guardia. A quel punto basta lanciarne contro un Pokémon per farle vedere chi comanda. Conto su di te. Se avete Amazon Prime, punto esclamativo sito Prime per collegare il vostro account Amazon a Twitch e fare sub gratis a questo canale. Sì, ma è un po' nebbiosa sta cos'è? La Padania. Olè! Ma? Me la ricordavo diversa. Lilligant. Regina delle creste Lilligant. No, me la ricordavo diversa. Ah no, no, ma troppo. No, senti, ladra troia. Ma io troppo, mi prende sempre. Puttana! Stai zitta! 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 Puttana! Zitta! Zitta troia! Zitta! Aia! Aia! Aiuto! Prendila nel culo, prendila nel culo, prendila nel culo. Puttana! 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 Ballami sul cazzo! Ballami sulle palle! Ballami! Aiuto! Sono invulnerabile. No, non sono invulnerabile. Troia. Leccami il cazzo, troia. Olè. E nella bocca, come piace a te. Pem. E si disperde tutta la luce della rabbia e della collera. Vediamo. Ah, vedi che ha cambiato forma. Sembra un tulipano questo. Bella sta forma di Lilligant. Masseo, grazie ancora. Ora voglio parlare un po' con Lilligant. Provare i suoi tentacoloni nel mio sedere. Che piacere. Da dove veniva tutta quella collera? Era da tanto che non mettevi le tue foglioline nella mia figa? Rimediamo subito.